Amici, benvenuti. Abbiamo visto in un primo video che cos'è il Deep Web e il Dark Web e vi ho anche mostrato come accedere al Dark Web. Ora rimane un'ultima domanda. Una volta che abbiamo effettuato l'accesso al Dark Web, quali siti visitare? Vi darò alcune indicazioni e suggerimenti per capire cosa troverete nel Dark Web e come orientarvi. Tuttavia vi dico già proprio che per la sua volubilità il Dark Web è fatto di siti che nascono e che muoiono, quindi non è detto che magari un sito che avete visitato ieri lo ritroverete anche la prossima settimana. Quindi appunto è importante capire bene quali sono i punti di partenza per avere delle indicazioni base sempre pronte per orientarvi nel Dark Web. Per questo il primo suggerimento che voglio darvi è quello di utilizzare i normali siti web per avere indicazioni sempre aggiornate di come evolve il Deep Web e il Dark Web in generale. Se fate una ricerca su normale motore di ricerca Google con top siti deep web o dark web, ad esempio, troverete tante risorse anche aggiornate in cui c'è la lista di tutti i siti da cui potete iniziare a navigare. Tendenzialmente nel dark web troverete dei marketplace, cioè dei forum praticamente, in cui ci sono delle persone, degli individui che gestiscono delle attività illegali di vendita di droghe, di armi, documenti falsi, conti bancari rubati e via discorrendo. Potete darci un'occhiata per curiosità, però chiaramente il mio suggerimento è di non passarci troppo tempo e ovviamente di evitare assolutamente di utilizzarli. Ci sono poi siti che offrono dei collegamenti per il download di materiali digitali illegali, quindi classici film, musica, serie TV, niente di differente dai tanti siti di torrent che già conosciamo sul web classico. Ci sono poi i siti di pornografia, a cui io vi chiedo di stare alla larga, principalmente per un motivo, perché non si tratta della classica pornografia che si può trovare anche da una normale ricerca di Google, bensì spesso e volentieri si tratta di pornografia illegale, di pedopornografia, e in quel caso il passaggio dal fare un click e commettere un reato guardando determinati video e immagini è veramente veramente breve, quindi per favore statene veramente alla larga. E ci sono poi diverse fonti informative ed è qui che io vi suggerisco di passare la maggior parte del tempo, perché dopo aver capito un attimo come orientarvi troverete veramente centinaia di migliaia di milioni di pagine con un sacco di informazioni interessanti. In questo caso il Deep Web è veramente una miniera d'oro. Per tutti questi motivi infatti i siti che vi indicherò adesso sono dei punti di partenza. Ricordatevi bene questi indirizzi, visitateli, perché lì così troverete appunto la maggior parte delle informazioni e per capire poi dove muovervi all'interno del Deep Web. Il primo sito a cui vi suggerisco di collegarvi si chiama The Hidden Wiki ed è una sorta di Wikipedia effettivamente, in cui ci sono differenti informazioni in generale sul Deep Web e il Dark Web, e già nell'home page ci sono un sacco di link ad altri siti divisi per categorie con una piccola descrizione di quello che troverete in quei siti. È un buon punto di partenza perché basta veramente con un'occhiata, in base alle vostre necessità, capire quali sono i punti di riferimento del Deep Web / Dark Web per le vostre necessità. Se invece volete effettuare una ricerca alla Google, per intenderci, il motore di ricerca che vi suggerisco è DuckDuckGo, un motore di ricerca senza particolari fronzoli, la cui particolarità, in linea con quello che è anche il browser di Tor, è di evitare di registrare qualsiasi dato, quindi tutte le vostre ricerche rimarranno in forma anonima. Se siete alla ricerca di informazioni e volete perdervi completamente nei meandri del web, quello che vi suggerisco di visitare è The www Virtual Library, praticamente una sorta di biblioteca in cui ci sono milioni e milioni di pagine indicizzate anche di tantissimi anni fa. Si pensa essere veramente una sorta di archivio fin dall'inizio di tutto il web. E vi lascio con un ultimo sito, date un'occhiata a Parasite, Parasite, scritto in questa maniera, che è in questo caso una sorta di pagina di partenza in cui ci sono link a dei siti di riferimento e poi una funzione particolare che potete cliccare un pulsante per far aprire un sito random indicizzato all'interno di questo sorta di motore di ricerca. In questa maniera potete, come dire così, random andare a scoprire qualche particolarità, qualche sito particolare del dark web. Ce ne sono poi veramente molti altri, ma non voglio essere io a dare indicazioni su siti
discutibili, quantomeno presenti nel dark web. Sappiate che con queste indicazioni che vi ho dato, e ho cercato di restringere al massimo per non creare confusione, da lì potete imparare molto del dark web e capire effettivamente la molteplicità dei siti che troverete e quali sono anche i più interessanti in base alle vostre necessità, alle vostre curiosità. Fatemi sapere, amici, cosa ne pensate. Vi raccomando, state attenti quando navigate nel dark web. Se volete parlare, possiamo farlo qui sotto nei commenti. Io vi ringrazio per avermi seguito. Iscrivetevi ai miei social, condividete il video e iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo in un altro video. Ciao!